Signora, che cosa è successo? Ha subito una rapina un'ora fa, da uno tutto coperto, non è che con un fucile in mano, che con le mosse mi ha fatto capire insomma di soldi, di tutti i soldi, mi ha spaccato tutto qui davanti perché io non riuscivo. Poi alla fine sono riuscita, è andato via, non ha fatto una parola, è andato via a piedi, con un ombrello sulle spalle, aperto, pacifico, e basta, tutto lì. Era alto, che non sa come aveva. Persona non alta, piccola secondo me, non era tanto grossa come figlio. E non ha conferito una parola, non ha detto niente? Non ha detto A. Dall'immagine non si vede niente? No, non si riconosce, no. Era travisato, incappucciato? Sì, c'era una felpa col cappuccio, degli occhiali spessi, non da solo, non so cos'erano. Qui probabilmente aveva un foulard, qualcosa, mani coperte, sto fucile in mano e basta. Quanto ha portato via? Adesso dobbiamo vedere, dobbiamo fare un po' di conti perché... Quello che c'era in casa. Solo soldi ha preso? Sì, quello voleva. Ha spaccato tutto. Qui siete un po' così, in agitazione, perché non è la prima volta. Sì, noi già due scoperti, spaventati, due prese, una di notte alle sera, di 10 della sera, la prima, è stata con una pistola puntata, sempre io da sola. Così. Insomma, di notte, tutte le ore, non è che dici di notte, anche di giorno, vedi? E dopo aver arraffato quello che poteva dalla cassa, il rapinatore solitario, incappucciato e con l'ombrello, si è allontanato a piedi e la via di fuga è quella strada laggiù in fondo, seguito con lo sguardo dalla titolare.